Manifestazione super riuscita, esulta Claudio Ferrante dell'Associazione Carrozzine Determinate per la partecipazione sotto la prefettura di Pescara al sit-in cui hanno preso parte centinaia di persone, tantissime carrozzine, per richiamare il governo rispetto alle promesse non mantenute di rendere almeno dignitose le pensioni di invalidità. Una protesta contro un governo bugiardo che aveva detto che promesso in campagna elettorale prima dell'approvazione della legge di bilancio che le pensioni di invalidità sarebbero arrivate almeno alla soglia di povertà, 780 euro. Il ministro Salvini aveva detto che non avrebbe approvato il reddito di cittadinanza se non avessero aumentato le pensioni di invalidità. Il decreto è passato e non c'è traccia assolutamente dell'aumento delle pensioni di invalidità. Siamo al teatrino della politica, stanno speculando e strumentalizzando sulla disabilità. Noi siamo qui per dire che siamo disabili ma non siamo cretini, vogliamo assolutamente che il governo mantenga le promesse perché non è possibile assolutamente essere al 300% sotto la soglia di povertà, perché ricordo che una persona invalida percepisce 286 euro al mese di invalidità civile, cioè ribadisco il 300% sotto la soglia di povertà. E quindi chiediamo assolutamente al governo di mantenere gli impegni e di aumentare la pensione di invalidità come avevano promesso.